Eccoci in live. Bene. Ciao Mastro Membro, buon pomeriggio. Benvenuti. Ciao Aztec, ciao Marte, ciao Angelo. Ciao Dipi. Benvenuti ragazzi, ben arrivati, ben ritrovati. Ciao Odinaf. E siamo, come vedete, ciao Gabriele Steck. Come vedete, ciao Mastro Pisto, siamo a 88 ore e 46, che insomma inizia ad essere un quantitativo discreto, trovo, per questa blind run, per questa avventura. Ciao Benz, carichiamo, voilà, Duca di Baionette, bella lì, sei tu in person? Su Balle Records, Odinaf, Balle Records, era un bel lapsus. E ragazzuoli, cosa vi volevo dire? Noi siamo abbastanza fucktu, se non ricordo male. Le cose in realtà hanno preso una piega veramente stronzissima, purtroppo. Tagliati fuori dal memento, con la possibilità solo di cazzeggiare presso Confident, di cui non ci frega un cazzo, e con la necessità di migliorare le caratteristiche. Bella tiz. ADP, io credo a tre quarti, abbondanti, spero abbondanti. Ciao Robby, ciao Freddy, ciao il Bohemien. Però sono dubbioso per questa serata di domenica, questa domenica sera a Tokyo, perché cacchio ci inventiamo? Io devo fare della gentilezza e del coraggio. Per fare gentilezza e coraggio torno un attimo alle blank, per capire come siamo messi e per capire che cosa mi conviene fare. Questa mancanza di gentilezza e di coraggio ci ha davvero fregati. Unitamente agli eventi della storia che ci vedono impossibilitati ad entrare nel memento da un bel pezzo. E il memento ci sbloccherebbe cose. Siamo veramente PD. Siamo al massimo della conoscenza, al massimo fascino, massimo perizia. Pochissimo per coraggio. E siamo vicini a gentilezza. Quindi coraggio è molto vicino. Duca, i progetti narrativi sono proseguiti e anche conclusi, allora, quella sperimentazione lì è conclusa. Comunque se cerchi, com'è che si chiama il sito? Wesaverse, che è una wiki che hanno fatto i ragazzi, fatta molto bene, ti puoi vedere un po' che cosa abbiamo combinato alla fine della fiera. Grazie di Depa, grazie del Prime. E per il prossimo anno, per la prossima stagione, cambierà moltissimo. Anzi, vi anticipo, per chi è connesso qui, già che ci siamo. Ah, grande Iago, bella lì. Vi anticipo, per chi è connesso, che anche per quanto riguarda Twitch, sono un pochino, cioè penso ultimamente di aver fatto delle scelte di giochi da portare non particolarmente acute. Mi ricordo un Resident Evil 7, gli stessi Dark Souls 2, Nier Replicant. Adesso non ricordo neanche tutti i titoli che abbiamo portato ultimamente, però cioè vi dico, il gioco che preferisco di quelli che ho portato di recente, ora dimenticherò, sbaglierò qualcosa, però è questo qua. E comunque non è abbastanza valido. Mi piacerebbe, appena abbiamo finito questo, abbiamo finito Dark Souls 2, e anche a me, guarda Paolo, non potevi dire meglio di così. Mi piacerebbe portare roba di maggiore qualità a discapito anche degli spettatori, e sti cazzi, di maggiore qualità e di, vabbè, minore durata, quasi sempre i giochi di maggiore qualità hanno una minore durata. Il gioco migliore che ho portato di recente è stato in realtà Omori. Qualche problema ce l'aveva a livello di struttura, però
un gioco interessante, spesso, bello, che vale la pena, insomma. E Omori tiene lontano il pubblico, è allucinante, ragazzi. Cioè, se porti la roba bella anche nell'ambito videoludico... La cosa veramente interessante da dire, scusatemi un piccolo talk, la cosa veramente interessante da dire è che ai sedicenti appassionati di videogiochi, dei videogiochi non frega assolutamente un cazzo. Questa cosa è atroce. Cioè, c'hai quelli che devi portare il JRPG, c'hai quelli che devi portare Dark Souls, cioè, queste persone non sono appassionate di videogiochi, e infatti di videogiochi non capiscono un cazzo. Di videogiochi è veramente appassionato e innamorato un numero esiguo di persone che seguono i videogiochi. Non importa una sega a nessuno. E questa è una cosa un po' disarmante, devo dire la verità. E lo vedi perché ogni volta che vai sui titoli che non sono ancora cult game, ma dove c'è tanta bellezza, tanto da... non gliene frega una fava a nessuno. Però se devi cadere nel vuoto in un Dark Souls... ehi, sapete quanto amo i Dark Souls, eh? Se devi cadere nel vuoto in un Dark Souls, c'è la fila. Sta cosa è un po' disarmante, vi dico la verità. È un po' un peccato perché vedi, come sempre, il solito discorso delle fanbase, questi tradizionalismi per cui la gente vuole sempre giocare lo stesso gioco reiterato in nuove iterazioni delle stesse IP. Non lo so, sono... Astro's Playroom è ancora più tempo fa. Non saprei dirti se preferisco Astro's Playroom o Omori. Probabilmente Astro. No, certo, non tutti i videogiochi sono adatti a gameplay e blindrun, non ci sono dubbi. Ma, ad esempio, sono giochi che sono molto adatti, ma non c'è interesse. Cioè, se tu porti il grosso titolo... vabbè, lo sappiamo, cioè, sono ovvietà, quelle che sto dicendo, sono banalità totale. Se tu porti il grosso titolo che attira l'attenzione, la gente viene a vedere, se no no. Però da settembre cambierò un pochino le cose. Non ho ancora deciso, non so ancora come, però voglio più cose belle, voglio mettere più cose belle dentro, e per questo servirà YouTube, per consentirmelo, diciamo così. No, ma ci stai, cioè, sia chiaro, la mia non è una, nel senso, non è una cosa ingiusta, cioè, è quello che è, cioè, chi se ne frega. Però sì, mi rendo conto che è vero, c'è e Twitch è molto basato sull'intrattenimento, come è logico che sia. Però non voglio neanche, adesso ci penso bene, però mi piacerebbe riportare un po' titoli stile Frambo, stile Kentucky Route Zero, quel genere di giochi lì, solo che te ne penti moltissimo da un punto di vista degli spettatori. Però voglio assolutamente ridare spazio a roba un pochino più profonda, vi dico proprio volentieri. Ma ti dico, Duca, il discorso dell'imporsi di giocare, secondo me è un discorso interessante per un motivo molto semplice. Molti videogiocatori videogiocano tutto. Cioè, videogiocano magari anche il grande gioco figo, che c'è tanta ciccia dentro. Ma anche i giochi commercialazzi abbastanza orrendi, che sono dei riempitivi. Perché molte persone videogiocano a prescindere. Cioè, per staccare la testa e far passare il tempo, mi appiccio a un videogioco. Se c'è un videogioco molto bello, tanto meglio, ma se no va bene anche l'Assassin's Creed della situazione. Con tutto il rispetto per Assassin's Creed, non ho mai giocato, ma insomma, lo uso un po' come idea del gioco commerciale, che è anche abbastanza un grosso frega. E questo, secondo me, non è positivo, non è amore per i videogiochi. Sarebbe come dire che io devo assolutamente leggere, anche se non ho, a parte che libri belli e interessanti se ne trovano sempre, ma anche se non ho un bel libro da leggere, l'importante è leggere qualcosa, quindi posso anche leggere Susanna Tamaro, chi se ne frega, perché amo i libri. No, questo non è amare i libri. È un po' un discorso così. No, infatti vi dico,
Vi dico, l'hamburger, io ho sempre come ho sempre detto, l'hamburger, secondo me, un conto è un hamburger di un paio d'ore. Un conto è un hamburger da 100 ore. Non mi riferisco a Persona 5, che apprezzo. Un conto è dire mi mangio l'hamburger come è il mio pasto quotidiano. Un conto è dire ogni tanto mi sparo un hamburger. Sono proprio due modi diversi di vedere le cose. E, da settembre mi piacerebbe... con moderazione, perché poi è facile dirle ste cose, ma ci si scotta in un istante. Ricominciando a fare YouTube, mi piacerebbe provare a cambiare un pochino anche... Twitch rimane sempre i 5 appuntamenti delle 14.30, però non ho voglia di portare il titolone perché se lo gode il grande pubblico. Lo so che su Twitch bisognerebbe fare quello, ma mi sono un po' rotto le balle, dico la verità. Cioè, a me non piace videogiocare per videogiocare. Non è una cosa in sé bella. Come non mi piace leggere per leggere, non mi piace guardare un film per guardare un film. Sì, ogni tanto stacchi il cervello, va bene, ma non è quello il punto. Mi piace proprio l'idea di cercare le figate. Solo che ogni tanto hai il Dark Souls... il Bloodborne, hai il culo, cioè hai un gioco che tutti amano, che è anche una super figa. Vabbè, lì hai vinto, ok, posto. Però è raro trovare roba di questo genere. Vedi Duca, ma certo che sì, ma certamente sì. Persona 5 a me piace, mi piace molto, però vi dico, in un mondo ideale è sotto lo standard che mi piacerebbe. Poi va bene, cioè, ragazzi, io apprezzo, poi ragazzi, se c'è il Giappone io godo, quindi non ho problemi, però è comunque un gioco che, se uno cerca veramente la qualità, no, cioè è buono, ma non è così bello, così interessante, a parte che in realtà è interessantissimo, perché nella sua cazzonaggine sono convinto che finiremo questa blind run con una visione della società giapponese niente affatto banale e molto tetra, nonostante l'allegria di diverse situazioni, perché comunque, se uno conosce un po', anche solo da studioso esterno in Giappone, questo gioco è davvero duro, più di quello che sembra. Ciò nonostante, cioè, raga, è un allungamento pazzesco, molto. I passaggi sono un po' cringe, insomma, ma non è una roba, no? Ciò nonostante, vabbè, al di là di Persona 5, che va benissimo, non lo so, vediamo cosa riesco a combinare, però rilanciare YouTube, ricominciare a fare video su YouTube, spero mi consenta di fare una Twitch un pochino più ricercata, chissà se ci riusciamo. Chissà se ci riusciamo. Un pochino di più, dai. Un pochino di più. Sono d'accordo sul fatto che questo qui che sto portando adesso non è un gioco da Twitch, non è un gioco che va forte in live, per nulla. Ma lo dico perché è forse un pochino sì, Angelo, ma in realtà è sempre un pendolo. Chi è che era Dario che aveva detto quella cosa perfetta? Com'era il detto di Dario? La vita è un pendolo che oscilla fra... come fra il cazzeggio e... No, era bellissimo, era geniale. Alla fine non a cambiare il mondo, però... Il martirio e il cazzeggio, esattamente, la vita è un pendolo che oscilla fra il martirio e il cazzeggio. Il martirio è quando cerchi di fare qualcosa di buono, che ti stai solo violentando, e il cazzeggio è quando dici vaffanculo, cazzeggio, ma dopo un po' dici però dai, cioè, non voglio solo cazzeggiare. La mia vita oscilla fra queste due cose. Comunque sia, questo è veramente, Dario l'ha beccata alla grandissima. Farò video sicuramente, come vi dicevo, non di politica e non di economia, che voglio assolutamente lasciar stare, e sicuramente ancora di videogiochi, tra l'altro anche su libri, sui videogiochi. Vorrei fare molti più video su libri,
e anche quindi su libri, sui video, cioè sui libri che leggo e anche su quelli che ho già letto, però mi piacerebbe sicuramente anche parlare di videogame come mi piace, insomma, come mi pare, ma sicuramente ci sarà in generale un po' più di riflessioni e bla bla bla, senza una tematica specifica, insomma. Però sì, è stato... Sì, ovviamente, vi insegnerò di nuovo a vivere ammiccando. Scherzi a parte, mi piacerebbe... No, non l'ho mai giocato, Mastro. Mi piacerebbe usare YouTube per leggere. E questa è una cosa... Usando anche i link Amazon, no? Consigliando libri che ritengo fighi, che ritengo validi. Creare un piccolo circolo virtuoso economico per me che mi consenta di continuare a leggere, di continuare a studiare... E usando YouTube in questo senso, da un punto di vista della tossicità, che è uno dei motivi uno dei tanti motivi, tossicità che è a 360 gradi, non sono solo i cagacazzo, ma in generale vedere come c'è questo servilismo verso le fanbase che a me fa ribrezzo, ma in generale da un punto di vista della tossicità, che mi piaccia o non mi piaccia, che io ci riesca o non ci riesca, che sia giusto o che sia sbagliato, la soluzione è fottersene. E ci proverò. Quindi farò un'altra infilata di Weza Channel, saranno 6 mesi, saranno 6 anni, non lo so. Però farò un altro periodo di YouTube. Ripeto, rimanendo stabile su Twitch, farò un altro periodo di YouTube, e molto più con la mentalità che... Oh, chi se ne frega se la gente è contenta o meno, insomma. E faccio il mio e sti cazzi. Stiamo a vedere. Toniolo, sì, ho letto... Guarda, ti dico, Duca, devo essere sincero. Io di Toniolo ho iniziato il suo libro Storytelling Crossmediale. E però l'ho anche mollato lì nell'introduzione, perché lui prendeva il concetto di inconscio collettivo di Jung, non come una metafora che così ce la teniamo buona, ma proprio lo prendiamo proprio sul serio. Proprio su sé, come se fosse vero, no? E io ho pensato... Cazzo. Cioè, lì ho chiuso il libro, però un giorno mi ci rimetto e lo leggo. Sì, ma Duca, ma tu mi hai sempre dato i consigli giusti. Tra l'altro seguite il Duca di Bayonetta, che è bravissimo. Tu mi hai sempre dato i consigli non giusti, stragiusti. Il problema è avere quella cazzimma, quella durezza... E quella visione imprenditoriale senza avere, no? Avere una visione imprenditoriale senza svendersi non è facile, ma è tutto un percorso. Dai, riprendiamo. Ma sai, Dave, grazie Sizer, grazie mille dei 14. Grazie davvero. Per quanto riguarda, rispondo a Dave, per quanto riguarda il numero medio di spettatori su Twitch. Uno dovrebbe fare quello che funziona. A me funzionano i talk quando non sono in home page. Quando sei in home page funzionano molto i giochi commercialoni. Io non riesco, non in modo consistente nel tempo, a ragionare così. Se mi do questo come obiettivo, e allora fai il Cerbero, capito? Fai la polemica del giorno, tutti i giorni. Quello funziona, cioè se tu abitui il tuo pubblico, che tutti i giorni tu sarai sulla polemica del giorno, magari ti abituerai il tuo pubblico a invitare ospiti, eccetera, eccetera, cresci, magari non quanto sono cresciuti altri, per carità, però quelle sono le cose che, per come sono io, funziona. A me funzionano più dei gameplay, però non mi interessa, non mi va di farlo, quindi pazienza. Sì, Sizer, assolutamente sì. Sì, alla fine penso a un Mercadini, no? Penso a un Mercadini, che è uno che rarissimissima mia, praticamente mai, è sul tema caldo. Però si è fatto il suo mondo, questa è una cosa che devo dire apprezzo molto. Poi ognuno ha il suo stile, e lui ha il suo, e un altro. Però è una cosa apprezzabile. Poi... A me piace se c'è una cosa calda di cui voglio parlare, parlo, quello non è un problema. Però mi rendo conto di una cosa che è ovvia, che sappiamo tutti, che tutti ci siamo già detti mille volte, però un conto è saperla e dirla, un conto è verificarla.
mi rendo conto che se fai, se decidi di accettare i compromessi dell'essere commerciale, tra virgolette, o li accetti tutti o quasi tutti e vai veramente full lecco il culo alla massa, oppure fai qualcosa di completamente diverso. E vediamo, vediamo. Io sono sempre stato molto un piede qui, un piede là, e non ho mai avuto il coraggio davvero di creare il mio mondo totale, totalmente, anche se l'ho fatto abbastanza, e non ho mai avuto lo stomaco di andare full commerciale, full furbetto. Sono sempre stato un pochino a metà. Da un lato non mi va di fare il martire, dall'altro non mi va di cazzeggiare troppo, quindi ho sempre oscillato. Uno Yotobi luttazza, esatto, Sizer, come vedete che è piuttosto ciclica, piuttosto ciclica la cosa. Vai Luca, ben volentieri, ben volentieri. Ho studiato Eco sui libri dell'Uni, ora sto iniziando a preparare la tesi, voglio leggere qualcosa di suo, magari da citare in bibliografia. Da cosa iniziare? Allora, se trovi nella mia playlist vecchi video, trovi il video Umberto Eco da dove iniziare. Non lo trovi sul motore di ricerca, devi andare nella playlist. Dipende da che cosa ti serve nella tesi, perché ho fatto robe talmente diversificate che faccio fatica a darti un consiglio. Un sacco di video non li trovate più col motore di ricerca perché li ho messi fuori elenco, ma tutti recuperabili, pubblici, quindi condivisibili, commentabili, nella playlist vecchi video. Perché non volevo più che mi arrivasse gente da quei video lì, perché mi arrivavano dei cagacazzi. Non ho mai letto Salgari, non so neanche come si pronuncia. Non l'ho mai letto, ce l'avevo da piccolo, ma non l'ho mai letto. Vediamo Manu Phoenix, vediamo. Però fottersene di più è sempre così, è sempre così. Vai verso il disimpegno e dopo un po' senti il bisogno di più qualità. Vai verso la qualità e dopo un po' dici, ma sai che c'è, ma io mi disimpegno. La devo smettere di oscillare come uno stronzo. Vediamo se ci riuscirò. Beh, se hai già letto Lector in Fabula, quello sei il primo che ti consiglio, Gareth. Se no, Kant e l'Ornitorinco è un altro testo saggistico fondamentale di Eco, veramente fondamentale. Però direi soprattutto Lector in Fabula, e puoi vedere sugli specchi altri saggi, magari trovi qualcosa, oppure I limiti dell'interpretazione, Semiotica e filosofia del linguaggio. Insomma, questi sono i suoi testi teorici più importanti. Come dicevo tante volte, evita il trattato di semiotica generale, che è una super figata, ma è stato superato e reso obsoleto, proprio a detta di Eco, dai suoi libri successivi, per quanto. Insomma, quando poi lo platinerai, se vuoi platinare Eco, vedrai che poi il trattato di semiotica generale in realtà è una super figata, però capisco quello che lui intende, non lo consiglierei mai così. Oppure, attenzione, se ti interessa il discorso della traduzione, dire quasi la stessa cosa, dove trovi tantissimi spunti. Il primo saggio di Kant e l'Ornitorinco è meraviglioso, il saggio sull'essere, sono 60 pagine, ragazzi, che uno se le dovrebbe appendere in camera, 60 piccoli quadri per ogni pagina. Bella, date retta al Duca, date retta al Duca che sa. Date retta al Duca davvero su questi temi, che è maestro. A questo punto, ragazzuoli, io devo fare coraggio, quindi vado su e penso di videogiocare. Non so, mi sembra, in realtà non pensavo di essere a un passo dal coraggio. Qui siamo sulla gentilezza, credo. Esatto. Mi sa anche a livello videoludico acci picchia. No, a livello videoludico abbiamo fatto tutto, non abbiamo più niente di interessante. Vado al Big Bang Burger. Ma sapete perché vi dico questa cosa dei libri? A parte tutto, il cinema era sulla gentilezza prima. Adesso ci guardiamo subito. Ciao Duca. Sapete perché vi dico questa cosa dei libri? Perché personalmente ed egoisticamente leggere è una delle cose che mi fa stare meglio, che mi fa meglio, mi fa stare meglio. E quindi voglio assolutamente che sia sinergico con quello che faccio online. Mi aiuta e sicuramente è molto buono per chi mi segue, quindi so anche la coscienza molto pulita, onestamente.
perizia al cinema, questo qui. Per ora il Big Ben Burger sul coraggio. Vediamo l'altro cinema che sta qui. Gentilezza. Che comunque lo faremo, ma in realtà, sorry, adesso vado al Big Bang. Forse col coraggio ci manca così poco che magari è la botta finale. Il saggio sull'essere è il primo capitolo di Canto e l'Ornitorinco. Ciao ragazzuoli, ciao a chi è passato. Grazie dei saluti. Poi sia chiaro, parlare di libri in realtà non ti aliena dall'attualità, cioè nel senso non ti allontana dall'attualità. Spesso escono saggi che sono di grande attualità, che sono belli da leggere, spesso ci sono spunti interpretativi, e poi comunque non necessariamente ogni video deve parlare di un libro, ovviamente. Però sì. Stiamo a vedere. Affrontiamo la sfida. Sono ignorante, Iaco. Cioè, lo conosco di nome, ma non ho mai letto niente. E poi no, scherzi a parte, il discorso sui videogame. È certo, Balgas, è certo che puoi mandarmi una mail. La trovi nella sezione informazioni dei miei canali YouTube. Usa pure quella, cioè quella è la mia mail. C'è tanta roba interessante da leggere sui videogame. E condividere qualcosa di quelle letture in realtà aiuta anche chi segue a capire che c'è, no? Cioè, parlare di videogiochi, come abbiamo detto tante volte, è straordinariamente complicato e straordinariamente ricco. Ci sono tante cose da dire, è anche molto molto bello, però non è quello che si fa di solito quando si parla di videogiochi, che è qualcosa di imbarazzante per bambini. E quindi chi lo sa che non si possa fare meglio. Io continuo a non usare lei che mi pimpa, però è andata benissimo, ce l'abbiamo fatta. Cuor di leone è andata da Dio. E ora abbiamo tante cose sulla gentilezza. Ma il coraggio cuor di leone dovrebbe essere molto importante. In ogni caso... sto studiando Byung-Chul Han. Mi sto bevendo tutti i suoi libri, così... Tra poco l'avrò platinato, tutto quello che c'è in italiano. Si fa presto, sono librini da 80 a 120 pagine. E cosa volevo dire? Adesso dovremmo avere un evento importante. Però mi piacerebbe, capite cosa voglio dire? Mi piacerebbe che UESA Twitch fosse anche, ma molto, una finestra sul lato nobile dei videogiochi. Sulle cose veramente fighe. Lì si balla. Ti ringrazio di Depa. Un'altra cosa che pensavo, che forse mi tirerete le orecchie, e avete ragione, probabilmente la Blind Cut la proseguirò su UESA Play. Sarà comunque un'unica playlist, sia su un canale che sull'altro, ma probabilmente continuerò a pubblicare i video della Blind Cut di Dark Souls su UESA Play, proprio perché ho deciso di non mandare così in vacca il canale. E quindi probabilmente farò questo piccolo aggiustamento. Proseguirà con i suoi tempi. Però mi trovo. Nel momento in cui ricomincio a fare i vlog, mi trovo più a mio agio a pubblicarli altrove quei video lì. Ci stava, come sempre, ci stava a provare. Non credo sia una cosa particolarmente grave. Però probabilmente qualcuno di voi se lo aspettava che qualcosa sarebbe successo. Che non sarei arrivato alla fine dritto, come sempre. Comunque sì, preventivabile. In ogni caso, c'è Kasumi. In che senso va tutto bene? Forse la scuola, secondo me. Fate operative, bravo. Ok, domani dovremo avere Akechi, che parla al festival. E questo ci dovrebbe fare gioco. Esattamente. Chissà cosa succederà. Mm.
Sopportiamo il clima tossico. Soda. È così, Manu, eh? È così. Bella Jaco. L'altro giorno ho incontrato un amico dell'università. Ci siamo messi a parlare dei vecchi tempi. Ora abbiamo qualche anno sulle spalle e certe vecchie storie sembrano troppo assurde per essere vere. A volte le persone faticano a ricordare cosa è vero e cosa è esagerato. Sono cose che capitano anche a voi, vero? Ma c'è una spiegazione, è un fenomeno ben preciso. Bene, Vikun! Psicologicamente parlando, qual è la ragione chiave per cui certi ricordi differiscono dalla realtà? La risposta sarà bias di memoria, ma sarei stato un po' più generico. È un tipo di bias cognitivo che può compromettere o persino alterare. In realtà, se tu vai da un punto di vista neurologico e delle neuroscienze, hai la risposta vera a questa cosa. Mi ricordo ancora Edelman quando spiegava che il cervello e le connessioni neuronali, usava la metafora del ghiacciaio, che si scioglie e si riforma, no? E non è mai uguale a se stesso. Era molto interessante. Bellissimo il suo libro Più grande del cielo, Larger than Sky, bellissimo libro sul cervello di Gerald Edelman, ve lo strato turbo consiglio, uno dei libri più belli che abbia mai letto. Nello specifico il nome del fenomeno in questione è falso ricordo. Come suggerisce il nome, è un caso in cui il nostro cervello può generare ricordi non veri. Non ci serve, purtroppo siamo già eruditi, ci serve della gentilezza, altro che. Vediamo. Noi dovremmo essere andati benissimo a sto giro, eh? Il primo della classe, yes. Se mi dà un bonus in conoscenza, però veramente mi casca tutto. Un travestimento sapiente, trofeo guadagnato. Bene, siamo già eruditi, grazie. Di Oliver Sacks non ho mai letto niente. Non ho mai letto nulla, non mi è mai del tutto interessato, perché non è che poi sia un argomento che mi prende più di tanto. E diciamo che Edelman ha risposto molto a quelli che erano i miei dubbi all'epoca, anche perché mi interessava leggere sul cervello legato alla semiotica, quindi legato alla percezione. E poi non è che mi voglio fare. Mi sono voluto addentrare più di tanto in quell'ambito lì. Ma sai Manu, il problema qual è? Cioè, per la stragrande maggioranza delle persone, parlare di videogiochi è: quel gioco è bello o è brutto? Lo elogerà l'influencer di riferimento o non lo elogerà? Che voto prende quel gioco? Fine. Questo è parlare di videogiochi. Sia chiaro che la domanda a quel gioco è bello o è brutto, una domanda importantissima, sarebbe l'ottimo inizio di una discussione. Ma solitamente, ragazzi, ma non voglio ripetere per la miliardesima volta le stesse cose. Guardate dov'è Akechi. Okay. E vi dico la verità. È la prima volta che abbiamo questa inquadratura delle Blanc. Non avevo mai visto, o almeno non me lo ricordo a proposito, quel tavolo con le riviste. Esatto, yes or no question, veramente. Tesoro, sono a casa. In realtà è una risposta divertente e gliela darò. Ehi. Sì, lo sono. Se volete andare sul Weza Shop, ci sono i due libri di Byung-Chul Han che mi sono piaciuti di più finora. Sì, a livello internazionale, come sappiamo. Comunque, vi do ragione. Shido. Io sto scommettendo che Shido sia il cattivo finale. Poi non mi sorprende che la gente dica che il paese dorme. Non riusciamo a fermare i ladri fantasma.
La voce di quell'uomo, ma guarda un po'. È il bullo minaccioso dell'antefatto di Simon, no? È subito il popolino reagisce all'uomo forte. Questi criminali intenti a riformare la società sono i primi a meritare una correzione. Il mio primo dovere come politico è rispondere alle necessità della popolazione in tempi rapidi. Cliente borioso, applaude. Scandali politici, ladri a piede libero, è triste dirlo, ma è questo lo stato del nostro paese. Dobbiamo risolvere il problema e garantisco al popolo di questo paese che lo farò personalmente. Abbiamo il sinergo. Abbiamo il nostro Mussolinino. No, quasi Luolan, sei arrivato alla fine, sei arrivato alla fine. Sì, l'abbiamo già incontrato, ma io davo per scontato che lui fosse lo stesso tizio dell'incidente famoso, invece no. Sono due persone diverse. Anche tu sei lì in piedi. Così, oggi Simon... Akechi non conosce la loro vera natura. Vera natura? Se sono persone senza scrupoli, perché costringere alle scuse un insegnante e un artista? Può davvero essere lo stesso gruppo che ha commesso un omicidio? Akechi. Akechi, naturalmente, perché ha un aggiornamento della sua visione della cosa? Perché il tentativo di sputtanamento da parte del nostro misterioso rivale stride per un osservatore attento. E lui è l'osservatore attento, in realtà. Quindi è chiaro che gli manca delle informazioni, però ora ha notato che c'è qualcosa che non va. Scusate, era ovvio. Sei un fanboy, muoio. Muoio. Dirò, ma sono innocente. Frase che rivela l'essere speciale. Sei un mito, ti amo, sei meraviglioso, ok. È chiaro. E quindi accetta. Ma è del curry? Ma vai via senza mangiare del curry? Beh, non capisco. Mi sembra molto più sveglio di te. Simon umiliato da Sojiro. Ho sentito. Maruki, eh? Le sue abilità. Un regalo. Yusuke ha deciso di provarci con Maruki. Facciamoci un'uscita tutti insieme. Possiamo andare nel memento, ragazzi. Vorrei fare dei livelli e dei soldi e sbloccare delle trame. È divertente il memento. Andiamo a divertirci nel memento, PD. Vez, ma non so se hai capito che non ti sto cagando. Allora, gentilezza. Gentile, la canzone sotto è meravigliosa. È meravigliosa. Ragazzi, persona come colonna sonora. Io ho giocato solo il 4 avevo giochicchiato il 3, ma non ho mai fatto su sé. Persona spacca come colonna sonora, non c'è dubbio. Allora, non abbiamo niente di veramente sexy.
cosa che ci bloccava qui, qui era sempre il memento, quindi abbiamo bisogno di gentilezza. Avevamo del cinema che ci dava tanta gentilezza, e gentilezza ci dice che siamo lì lì. Questo cinema però già si è spostato sulla perizia, o forse già lo era. Ma qui è per la gentilezza. E abbiamo anche il videogioco, eh? Sì, veramente i robi, è una vita che voglio entrare nel memento. Sono riuscito veramente a incastrarmi come uno stronzo. E comunque vado al cinema o... Cosa dite secondo voi, più cinema o videogioco? Boh, sono... Abbiamo il... Abbiamo anche il libro, no, il DVD. Abbiamo cinema, videogioco e DVD che ci danno della gentilezza. Boh. Andiamo a vedere. La cartomante, la cartomante, la cartomante! La cartomante! Grazie. Grazie. Porca loca, me lo stavo dimenticando. Andiamo alla cartomante per il boost alla gentilezza. E poi andiamo al cinema, dai. Fatti fare una lettura. Ho sempre paura di sbagliare. E vor... è questo. Buona sorte. Sti cazzi, la stiamo facendo ricca. Fatti fare una lettura. Mi vorrei gentilezza. Mi pare di aver letto il libro su C, non me lo ricordo. Non me lo ricordo. Ma andiamo sereni, andiamo sereni. A sto giro maxiamo. Se abbiamo maxato il coraggio, che era considerato più lontano, con tre notte. Sì, Gareth. Ma io mi domando, ma i boost che ti dà la cartomante sui confident sono permanenti? Cioè io investo 5.000, ma su quel confident io quel boost ce l'ho forever, magari mi posso anche sommare, o è solo sul momento? Perché è quello che farebbe, quello, cioè quello farebbe una grandissima differenza. Senti, andiamo al cinema che secondo me vinciamo. Castigatori. Ah, vale sempre? Solamente sul momento, ragazzi. Ti dura fino al prossimo rank, permanente. Ah, sono come note musicali bonus. Meh. Assorbole. È tanta roba allora. Allora è veramente da spammare, eh. Ma è veramente da, fino al rank successivo. Ma raga, è da spammare veramente, eh. Ma allora tutte le cose dove siamo fermi? Wow. Abbiamo letto Anima da cineasta. Ora andiamo... Andiamo al top. Punta al top, Gunbuster. Andiamo. infatti è da spammare di brutto, di brutto, di brutto, di brutto. Spamma Simon, davvero. Wow. C'è una persona senza occhi. Molte persone non hanno gli occhi, non potranno vedere nulla. Dialoghi non tradotti. Mossi da compassione, gli alieni sono tornati al loro pianeta. Vuol dire che gli umani hanno vinto? La compassione... Grazie ad Anima da cineastra, la cineasta Mega Pimp, vedo le 5 poi abbiamo fatto, ragazzi. Abbiamo fatto, perfezione pura, trofeo guadagnato, siamo angelici, migliori, migliori rispetto a cosa? Cuor di leone, erudito e eruditi e irresistibili. Vi coinvolgo tutti, uso il plurale perché siete tutti coinvolti. La tua gentilezza è aumentata da altruista ad angelico. Bene, 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 bene. Torniamo alla maison. Molto bene, l'uomo senza occhi è ancora lì che si chiede: ma che cosa sta succedendo? Esatto, so giro. Però prima abbiamo degli eventi. E ovviamente il nostro harem si mostra. Il festival sembra avere successo. Gente in più rispetto all'anno scorso. Storia solda. Posto è diventato famoso. E si mangia. Qua sono tutti magrissimi, non è stata data. non è stata data nessuna rappresentazione. Stavo pensando, ma c'è un personaggio ciccione, a parte il preside che è morto. Qualcuno leggermente sovrappeso, c'è in questo gioco.
Certo, sono giovani, ma ci sono tanti giovani cicci, eh. A parte il presidente, non c'è nessuno. Sono tutti magrissimi. È vero che in Giappone, i giapponesi sono magri, tendenzialmente. Anche questo è vero. È vero, è vero. Devo dire che è vero. Però stanno sempre a mangiare. Ci siamo mangiati un sacco di... Forse il capo del Luis. In Giappone c'è molto body shaming. Anche questo è vero. È vero anche questo, i Robby. Comunque andiamo avanti. Allora, ho fatto un giro, ammazza il tempo. Divertiamoci, dai. Dai, Futaba. Sei troppo rilassato. È possibile che sia il tuo nome che quello di Ryuji siano venuti fuori? Oh, that's my name. Che cosa dobbiamo fare, ragazzi? Non abbassiamo la guardia. Il linguaggio di Yusuke va involvendosi sempre di più in un italiano arcaico e desueto. Voglio andare in giro con tutti voi e mangiare banchetti. Dai. Bancarelle. Facciamolo. Osoka. Che gruppo pieno di bonazze comunque. Ho vissuto 7 anni in Giappone, Nam, wow. Body shaming a go-go. Ci sono i negozi monotaglia. Ragazzi, incredibile, queste cose non le sapevo, grazie mille. 3,3% della popolazione praticamente inesistente nel 2014. Yusuke e Cannarsiano, sono d'accordo. La percentuale di bonanza era al 75%. I negozi sono 36-38, la nostra XS, sì. Pesissimo. Che se ci pensate, cioè se io vado lì faccio fatica a comprare qualcosa, perché non è certo la mia taglia, ad esempio. Peso. Ovviamente Anna ha cercato di spingere la bancarella della sua classe. Ma dai, ma Yusuke però è strano. Yusuke non parlava così all'inizio del gioco, eh. Non era così forzato, eh. Ti guardano come un alieno se hai oltre la S. Cliente precedente. Takoyaki russo. Mazza. Ci vorrà un po' pure. Ha fame nervosa. Esatto. È pronto il takoyaki. Io adesso che ho le caratteristiche maxate.
chiederò questo. Makoto? Ah, tra l'altro Makoto nostra fidanzata, N nostra fidanzata. Ho sentito il microonde. La marmellata è identificata con la Russia, non capisco. Lo prendo io. Vamos, Simon. Studia il territorio. さすがに気づかれちゃって。そりゃおめえが浮く。正直根も葉もない噂の話ばっかりで。これ1つ。あ、特別出演料代わりってことで。 Se lo pappa così. いいから。 Oh Cristo. Oh Cristo. No, no, no. Ah, ok, no, ma no, pensavo fosse una cosa seria. Ok, era veramente super piccante, ok. Ok. Sta diventando paranoico Yusuke. Intanto Akechi ha, in realtà secondo me ha semplicemente fatto un sondaggio del gruppo dei ladri fantasma. Ha visto che si annoia, dai. La Luisona. Che cos'è Donut? Dio clicco. Mio Dio, mio Dio, non clicca, cioè, oddio, non lo so. Un sito arabo. Chissà cosa vuol dire in arabo, oddio. Cosa vuol dire in arabo Weza Shop? Non lo voglio sapere. Ok. Kizukare ga jinjou ja nakatta na. Kaiwa ni kyo. Honto, teiki kenkyou ni shindokatta kamo. Insomma, veramente fillerazzo sto pomeriggio, sono forse che Akechi ha fatto la conta dei ladri fantasma. Il sito sembra iraniano, così. Yusuke. Yusuke con Maruki, che succede? Sappiamo che voleva testarlo. Mio Dio.
Mi insegna a liberare il cuore umano e a scrutare nel suo abisso senza fondo. Ma te? Eh sì, avanti, avanti, indietro, triangolo. E come dire, il tuo entusiasmo è lodevole, ma temo che ci sia un terribile malinteso riguardo me. Le sue abilità di consulente. Dove va? Un confronto all'ultimo sangue. Quindi insomma è un approfondimento non richiesto su Yusuke. Madarame. Ma se questo gioco non avesse avuto Madarame e Yusuke, ma era poi lo stesso. Era poi questa. Proprio una cosa che si poteva togliere con qualche aggiustamento. E avevamo qualche, forse 10-15 ore in meno, non era mica male. Mi sa di uno che legge scanzi. Irobi, tu lo dici. Parole tue, parole tue. Interessante che lui consideri, no, il dialogo con gli altri simile al contraddittorio interno che eseguo quando lavoro sulle mie opere. Naruto. Se lei a guidarli verso quelle conclusioni, sono davvero loro a scegliere? Non si sottomettono alla volontà di un'altra persona? Sì, se sarà qualcuno che la pensa così, eh. A volte la vita confina le persone in determinati stati d'animo, senza che queste se ne rendano conto. Se posso aiutarle a togliere un peso dalle spalle ed alleviare la mente, credo che ne valga la pena. Grazie per aver parlato con me. È stata un'esperienza molto preziosa. Quale credi che sia al momento il tuo desiderio più grande? Questo per chi segue Lucifer. Che cosa desideri, veramente? Essere un artista di successo? No, non è questo. Desidero migliorare la mia arte unicamente con le mie forze. Qual è dunque il tuo sogno? Vorrei che il mondo vedesse il dipinto di mia madre per il capolavoro che è, anche solo per un momento. Se possibile, vorrei anche incontrare un maestro in grado di accogliermi e di guidare i miei pennelli. Morgan è seduto. Carine queste art, sempre carine. A questo punto la pianta può morire, che cosa ci frega? Non mi sono mai allenato per avere degli HP. Non ci porta neanche del cruciverba. Se non possiamo fare confident, abbiamo tutto maxato, o faccio degli HP. O dei Grimaldel. Dei Grimaldelli. Ma sì, per 5 HP. Crea 17. Ma wow, abbiamo risolto. Fallo da solo. Qual è il problema? O forse con Kawakami. Ah, forse era meglio. Forse, beh, siamo a posto con i Grimaldelli forever.
più 2 salvo, ottimo. Il resto non me può fregare di meno. Cos'è che fa questo? Frega. Aspetto e ti saluto. E ora davvero, davvero no, davvero no. Ah, bonus. Simon è già il migliore. No, non potevo uscire. Ah, se ci sarà occasione in cui l'unica cosa da fare sarà uscire con Makoto o cose del genere, lo faremo, lo faremo. Ecco Akechi. Oh, mi aspetto una bomba, eh. Secondo me lui lì, tipo, indica, dice, sono lui, 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 lui. No, 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 non è possibile. Lascia ridere il pubblico, Makoto. Tutti che lo amano. Le scuse. E beh, ma tipo. Vabbè, Laura. C'è un'ipotesi occulta. Makoto, giustamente. Se fossi una polizia, torchierei a Akechi per farmelo dire, ma tipo tortura. Non puoi dire così, però, scusa. Ma che cazzo vuole Ryuji? Ma stati buono. Veramente li rivela, l'avevo immaginato. Suona il telefono, vaffanculo. E morirei, non lo vedremo mai più. Dai, 10 minuti. I forum. Adesso chissà che cazzo succede. Ah, ehi, oh, giù le mani da Makoto, eh. Ah, tutti quanti, pesissimo. Peso! 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 È tutto pianificato nei minimi dettagli.
話って何？嘘。Oh, wow, sono Yusuke e anche Ann che riappaiono, no? Ho anche delle riprese. Possiamo solo fare gli ignorri. Anche noi, ma lui non ha detto anche. Anch'io conosco quel mondo. Anche lui ha l'app. Ovviamente non entrerà mai a far parte del party, però non ha i requisiti. Quindi Akechi è già un tizio top. Esatto. Dai, andiamo veloci. Ha visto il vero colpevole. Oh! Allora, Akechi non può morire perché è un confidant ed è a metà, quindi adesso non arriva qualcuno e lo ammazza, quindi sapremo. Vabbè, non ha visto la faccia. Allora, Lezza, anche noi in alcune sequenze abbiamo intuito. Vediamo. È uno stronzone. È uno stronzone armato di pistola. Appena mi ha visto, mi ha sparato. Lui ha avuto il breakout event. Questo gatto. E sente parlare Morgana. Morgana! È metaverso, nel quale non sono più potuto entrare. Momento di gloria per Morgana. Sì, è veramente assurdo, Akechi. Giusto, Atlus. Ma che cosa ci rifiutiamo, Beota? Il mio ideale di giustizia non tollera criminali che uccidono a loro gradimento. Ci può stare. Non solo il tuo ideale di giustizia. Sì. Però secondo me c'è una trappola ai danni di Sae, eh? Ma come dimostri se non hai... Vabbè. Sai in difficoltà. Addirittura, beh, qua Makoto si deve incazzare. Ma dai. Scamare ba yuzai,
Dio Ryuji, quanto sei utile. Dobbiamo accettare. È l'unico modo. Ma quindi cosa dirà lui adesso? Sei un beota, allora hai fatto questo cliffhanger, ma dai. Beh, il pubblico... Ma dai. Vabbè. Il ricordo? Cosa succede? Ah no, lui. Strano... Strana transizione. Ma dai, ma vai a zappare. Ma c'è questo, tra l'altro, se fossi la pete, questo ha detto io so i nomi, ma ti rendi conto? Ma cosa applaudite? Ma i pomodori bisognava tirarli. Per forza, ragazzi. Ma non possiamo sciogliere i ladri fantasma se c'è il Royal e il palazzo aggiuntivo. E non dire cazzo. Non c'è un timer, però io voglio dare nel memento. Abbiamo un timer anche qui, eh. Non è la prima transizione simile, grazie Gareth. È in effetti totalmente dimenticato. L'ho. Altri incidenti, eh. Arresto mentale. Lettere di sfida da Salomonta. Perché Futaba ne aveva una cazzarola a Sojiro? Sojiro... Ai 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 ai. Ai ai ai, sto giro. Ma dai. Accidenti. Il coinvolgimento di sto giro non ci voleva, però confido che sia ragionevole e amico. Niente festa, piena di bonazze, andiamo a casa. Arriva Kasumi. Ah, queste sono le acute aggiunte del Royal. Ancora non lo so. Ma andiamoci, Kasumi. Certo, andiamo. Il bifidanzato Simon. No, trifidanzato, scusate. Bilimonatore. Mio Dio, mio Dio. Skip. Si va in scena. Basta che non ci sia un rhythm game. Grazie, non state ballando. Eccola.
Ma Simon balla con Morgana nella valigia. Questo sbocca. Ma Simon? Beh, e nulla fai? Come cazzo? No, non volevo vedere questa scena. Non l'avrei mai voluta vedere. Non l'avrei mai voluta vedere. No, sto male. Questa scena non l'avrei mai voluta vedere, Dio mio. Sembrava Prince. È un fenomeno anche nella danza. In realtà è un... è un fenomeno. Se no fa ridere, sono d'accordo. No, fa più ridere, dai. Fa più ridere, però è assurdo. È un po' cringe, un po' fa ridere. È stato assurdo. L'uomo muto. Guarda che riconosce la canzone. Ma possiamo limonare? L'abbiamo maxata. Io la considero una mia ragazza. Vi levate dalle balle. Questi hanno la faccia da cattivi. Questa ci sta così. Ma no, ma cosa? Ma lui, è Kasumi, è una trappola. Kasumi, ma cosa fai? Finirà male. Ma ci ha mollato così. In pista, dove Simon è il re della pista. Attenzione, anime! Madonna, è sempre più grossi sti occhiali. Fanservice come se piovesse. Ah, ma perché lei ha il costume da ballerina? Attenzione. Ah beh, si spiega, beh, giustamente ti va a fondare il costume, insomma, la persona. Il disegno ricorda molto, ma che si chiama? Millennium Actress. Un pochino. Di lei un pochino. Sì, ma niente rispetto a quello che ha fatto prima Simon. Cioè, Simon brava dallo slego finale, scusate. Un po' pochi frame, sì. Sono d'accordo. Ma poi è cazzo... Oh no, eh. Oh mio Dio. Ah, ma questo però è il momento, questo è il momento limonata, eh. Questo è il momento limonata, sì, su un Ammon veramente a caso, sono d'accordo. E non potevano mettere una limonata anime però, eh. Sì, ha flexato, ma Simon aveva flexato molto di più prima, eh. Rigorosamente off screen. Ma tra l'altro ha ballato vestita con la giacca, questa sarà sudata come... Quindi immaginiamoci che ora sta puzzando di sudore davanti. Me ne sono accorto. Tanto l'abbiamo maxata, possiamo dire qualunque cosa. Sakino Dance! Sakino Dance! E anche stasera, si tromba domani. Vabbè. Ma Dio, ma allora? Ma io cosa ti maxo a fare? Cioè, per così, un 2 di picche così, no, ma non importa. Ma e allora io, cioè, cosa devo fare? Ma è assurdo. Ma il linchino. Non fatemi dire niente. Ma pensate, veramente tornare a casa con le pive nel sacco, eh? Ma veramente, sai, Sasso? Hai dei piani per dopo? Le ragazze mi stanno bombardando di domande sulle ragazze. Non so neanche... Scusate, non so neanche quelle risposte. Perché non andiamo insieme al dopo festival? Ah, dopo? Ah, quindi proprio hanno infilato sto fillerone, ma giustamente non possiamo andare a casa con lei perché c'è il seguito di Persona 5 Vanilla, in realtà. Con le ragazze, noi e le ragazze. Ma è fantastico. Ah.
Sicuramente vado con Ryuji e Mishima. Sicuro, 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 sicuro. Allora, Haru no. La scelta è fra En e Makoto. Allora, Yusuke non ha neanche osato, giustamente. Allora, la scelta è fra En e Makoto. Allora, la scelta sarebbe Makoto. Però Makoto ci ha negato il limone. No, ragazzi, cioè pensiamo anche alle esigenze fisiche di Simon. Makoto ci ha legato la limonata, ci ha negato, scusatemi, la limonata. En, se è limonato duro, abbiamo limonato duro con En. Poi non è maxata, però è già la nostra ragazza. E ragazzi, vado con En perché Simon si è un po' rotto di due di picche. Ha appena preso un frustrante due di picche da Kasumi. Ecco, con En abbiamo limonato. Sì che abbiamo limonato. Me lo sono sognato. Abbiamo limonato con En. Me l'avete detto voi che stavamo limonando. No, off-screen non vale. Off-screen non vale. No, ma che figuratevi se limoniamo Makoto. No, Makoto non limoneremo mai, secondo me. Vado con En perché punto sul suo essere un po' di facili costumi. Perché dopo Kasumi è necessario. Vado. Beh, mi dispiace. Ragazza che limoni sola. Grande, ci vediamo in palestra. Pesissimo, speriamo che Simon abbia un momento di gioia. Ma cos'è? Ma allora... No. Vabbè, lei la dobbiamo ancora maxare, tra l'altro il che... Senz'altro. Almeno piazziamo delle note, così... Ha senso con lei ancora da maxare. Tutto sembra davvero possibile quando lo dici tu. Ragazzi, io non ci credo, ragazzi. Io non ci credo che non combiniamo niente, eh. Ma Dio! Capelli super chiari. Diciamo l'unica bionda del Giappone. L'unica bionda naturale. Blearg, scappiamo. No, non lo so, sta chiamando te. Voglio morire. Non penso che ci sia una limonata in arrivo, ragazzi. Non penso. Vai. Sta chiamando te, vai. Dai, su. Cognome. Corpo da urlo, così oggettificata davanti. Puoi mostrare una fetta di culo al pubblico? Bell'aspetto, corpo, non hai nulla di cui lamentare. Fantastico. Cosa vorresti condividere con noi? Ma allora, Dio. Cazzo, oh no, cioè tutto questo doveva essere finalizzato a limonare. Abbiamo messo la persona peggiore in assoluto a ricevere una domanda pesissima sui ladri fantasma. E che cazzo ne saprà mai lei? Voglio morire, sto male ragazzi, riesco quasi a vederle, ti amo da sempre, ce l'hai ragazzo, sì sei tu, dovrebbe rispondere, questa la umiliamo, no. Ti amo da sempre, da sto male, voglio vomitare. Nella morsa agrodolce giovanile, una scioccante confessione d'amore. Beh, però En gradirai, scusa, siamo fidanzati. Teoria c'è anche Makoto. Dillo però. Attenzione.
Vi siete goduti questa nostra timida bellezza? Ma sono insulti, erano insulti. Però siamo qui nel terrazzo da soli, calata la notte. Non potevo non intervenire. Bene. Ma c'è il rank up. Sì, ma siamo fidanzati, Vez, te lo ricordi? Ma no, ma cosa ignoro? Vai. Falla finita. No, Vez, ma non si conclude. Ma Dio mio, ma che gioventù è? Ma Cristo! Queste neanche a 16 anni battono chiodo. Cosa ci ha dato? Bignè alla panna di Yen per gli SP, vabbè, dai. Non vedo, ma io sto impazzendo, non vedo l'ora di papparle. Io glielo dico, non vedo l'ora di papparle. Ed era esattamente quello che sperava di sentirsi dire. Ma possiamo fare qualcosa? Dio, ma incredibile. Il sottinteso era palparle, ovviamente. Ma io non ci posso credere, non si combina mai una fava. Ti vendono questo gioco mostrandoti delle waifus incredibili. E non si batte mai chiodo, mai. Futaba, che stai a fare? Ah, ora c'è Sojiro. Ma oh, attenzione. Ma tipo che Akechi ha detto quelle cose? Ma tipo c'è una persona che ha detto che sa chi sono? Ma incredibile, ragazzi, sta cosa è incredibile. È incredibile a livello di scrittura sta cosa. C'è una persona che ha detto so chi sono, non ve lo dico, e la polizia no, dai, adesso lo fa per forza. Ma per forza, raga, ma siamo impazziti. Pesissimo, dalle spalle al muro. E infatti l'interrogatorio poi ci sarà. Quindi c'è un golpe autoritario in arrivo, forse. Wakarimashita. Iniziative audaci, se servisse. Ci servono risultati positivi. E si spoglia. そうだ。不測の事態が起きたらすぐ私に部長に失敗は許されないと言っただろう。ペス。ええ、手はず通りです。 Il vecchio ride. Il vecchio almeno secondo me batte chiodo, almeno lui. E ora so cazzi. Sojiro? Sojiro? Sojiしてたらよ。予告状だろこれ。勝手に部屋に入。そんなの後でいくらでも謝ってやるよな。なんだこれ。それは。それは。うろたえるような代物か。やっぱりただのごっこじゃん。なんで黙ってんだよ。なぜ取っといたんだ。 Simon, muto, Dio. Dai.
No, e ti ho detto posso spiegare tutto, Vez, ma oh, ma allora? Ma io non lo so. Sob. Ma perché la tratti così? Già questa dei problemi, sei scema, io non lo so. Poverina. Vabbè dai, Sojiro è umano. Il mio cuore è disastrato. すごい。すごい。これでもお前の保護者だ。 E Simon riesce a rimanere al di fuori totalmente di questo discorso. Attenzione al passato di Sojiro. Beh, il fatto che Futaba esista dimostra che Sojiro almeno non si è limitato a limonare. No, però non è figlia sua, è vero. Non è figlia di Sojiro, figlia biologica. Giusto? Quindi forse Sojiro ha solo limonato. Forse non ha neanche limonato. Ormai il mio metro di giudizio di qualunque cosa è la presenza o meno di limoni. Si torna veramente all'età pre-adulta, giustamente. E infatti la sola adottata, tra virgolette. Oh Simon. Certo che sapevamo. Sì. Ma dai, ditele tu, ditegli tutto. Ha rubato il mio cuore. Ma non ti ho ancora maxata, Futaba, stai sereno. Sono il boss dei ladri fantasma.本当にお前が怪盗なのか。ソジロ。ソジロ。つまり俺は怪盗とやらを半年もかくまってたのか。しかも2人。どうなった。私お母さんを殺した犯人。殺したって。 Daimo! やめろ。なんで信じないの？ソジロも他の知ってたんでしょ。お母さんの死に方普通じゃない。気づいてたんでしょ。お母さんの研究誰？ソジロ。あいつが死んだ時妙に気なくせ。けど俺に何ができるよ。 Sono Hatega. Gogodeno in Kyogurashida. Omae o hikitotta no mo. Yo wa jibun katte na tsumi horoboshi nan da yo. Prenderti in custodia è stato un modo egoistico per cercare di fare ammenda. Bella sta cosa. Omae ga yokei na kuro o shoikonda no wa. Betsu ni Sojiro wa waruku nai. Erasuo ni sekkyou tarete, kodomo aite ni donatte, shimai ni nagusamerarete cha sewa ne ze. Sojiro, non ti preoccupa. Sì, fai pena, no, poverino. Soka. Soka.
安心しろ。お前らがもし本物の怪盗でも、ci mancherebbe altro。第一、そんなお前らが怪盗だなんて説明できる。ただ一つだけ言わせろ。勝てない喧嘩からすぐに手を引け。わからないのか。万が一、若葉をやったのと同じ連中を怒らしてん。Bene。子供がどうこうできる相手じゃない。E invece su giro ce la faremo. Hai per caso del curry? Un caffettino, grazie. Mondo muyo de tsuho sareru. Saiyaku no tenkai dake wa sakerareta kedo. Ima tsukareta. Questo dice cazzo. È un nuovo alleato, certo che sì. È ovvio che il nostro nemico è quello. Qua Ryuji dice una cosa intelligente, sorprendentemente. Se hai ragione, vorrebbe dire che anche la polizia sta lavorando per loro? Non è impossibile. Veramente un lungo 26 ottobre, sì. Chi lo sa? Dobbiamo vincere. Finché lo decidiamo con un JRPG, sono molto fiducioso che vinceremo. Come dell'altro giornato. Ma non è che questo è accovacciato, PD? Scendiamo come? Addirittura neanche scendere. Come? Puoi dormire sul divano. Che stronzo. Proprio fatto cagare. In modo se... Ma non posso parlare con Sojiro? No. Vabbè, andiamo a letto. Com'è il boss finale? È Ishin con il gameplay? Proprio di Ishin. Ma no, ma come no? Questo è il discorso del deputato Shido, che è Masayoshi Shido. Un nuovo partito, vuole fondare. Stanno usando i ladri fantasma per giustificare la deriva autoritaria. I principali ricercati dell'intera nazione. Peso, ricompense, brutta gag. Ma 30 milioni di yen non sono tantissimi. Sapete quanto sono 30 milioni di yen? Non sono una cifra esagerata. 30.000 euro. Ma è pochissimo. Cioè, per trovare i criminali più ricercati del Giappone, 30.000 euro? Ma sul serio? Ma è poco. Cioè, non è una cosa che si muove. Ah, 230.000. 230.000 euro. Ok. 230.000 euro. Beh, è già una cifra diversa. Già una cifra diversa. Però sai, ti immagini, no? Sì. お前を通報して逮捕できたら3000万状況分かってんだろうな今まで興味すら持たなかった人間まで毎日それこそがなんちゃらしえたそうかもしれんまあなん気づいてやれなくて悪かったこうなったらもう俺にできることはPersonaggio di un gioco giapponese non mancherà mai di colpevolizzarsi.
Abbi fede in me, sono il tuo dio. Dai, carino, Sojiro. Morgana, nessuno ha chiesto il tuo parere. Sempre più protagonista il direttore del Luis. In quel momento calerà il sipario, eh. Che taglia pazzesca. Però comunque con il costo della vita in Giappone davvero. Parliamone di persona. Simete hai, scamo. Esattamente, è tutta una macchinazione per una svolta politica, per una presa autoritaria del paese, dai. In realtà dobbiamo difendere la democrazia giapponese, che già.金城山田波はカモシダの時もそうでしょ。ランキングの件から言っても、故意に狙わ。セコイ。セコイ？偽メジエドや怪盗サイトの改ざん。相手は一連のブームまでそこまでの労力と時間をかけてきた相手の狙い。これまでの、そしてこれからの。俺は。なんだよ。俺のそれにあの時は春の事もあった。 放っておけってか。ごめんなさい。私がお父様を犯罪者と婚約者のことで頭がいっぱいで。春。春のせいじゃない。私も校長が死んだ時、ちゃんと言えば。くそ！くそ！くそ！ リュウジ! 物に当たったってどうにもなんないよ。なあ、教えてくれよ。なんで負けちまった? Non abbiamo perso Ryuji, per piacere. Ci hanno ingannati, ma abbiamo Akechi, dai. Questo è vero. Tutti a guardare la popolarità, soprattutto te, Ryuji. Siamo diventati come gli adulti. E lei giustamente dice: sono diventata un ladro fantasma proprio perché odiavo questo genere di adulti. Abbiamo cominciato ad aggrapparci a fama e status al punto da smarrire la via. Abbiamo perso di vista la nostra causa originale, essere i ladri fantasma, paladini della giustizia! Raycom, maledetti adulti, hanno rovinato l'adulterio. Makoto. Dai! Ma su via, ce la faremo! No, ma un po' di ottimismo. Sei una sola persona. È chiaro, ragazzi, è un golpe in arrivo. Sì, mi ha livellato, cioè no, però nel senso comunque siamo grossi. La chat ha detto che il boss precedente era quello più duro, quindi dai, tutto in discesa. Mm.
Simon, veramente determinante. Si vede proprio che è quello in queste conversazioni. Si vede proprio che lui è quello che ti cambia la vita con il suo intervento. E tutti quelli qui presenti lo considerano l'influenza decisiva nella loro vita. E si vede da come interviene, no? Ribaltiamo. Oh, però in questo caso, apprezzo la possibilità di dire ribaltiamo la situazione. Non so come, ma. Ta-ta-ta-ta. E invece la giustizia. Sì, ma ci serve un piano, ragazzi. Ecco, bravo Morgana. Possiamo andare al Memento? No, non la sera prima. A Simon bastano tre parole, e sono anche troppe quando ne deve usare tre. È bastato uno sguardo. Ryuji. Ci manca un livello con Ryuji, se non sbaglio. O l'abbiamo maxato, non mi ricordo. Dai, Ryuji! L'ho maxato. Il Team Duncan della situazione. Akechi. Ci troviamo alle Blanc domani dopo la scuola. Quindi il Benento lo salutiamo. Riusciremo più a proseguire con i nostri confidant? No, non credo voglia. Ce la caveremo, no? Akechi non vuole tradirci. È un po' un guru, sì, un pochino sì, un po'. Cioè, è molto visto come un guru, direi. Davvero. Pensa a vivere come protagonista di Persona. Tre parole ti togli da ogni impiccio, sei pure osannato da tutti. E poi tre parole di solito ho vietato, tra l'altro. È giovedì sera e non possiamo fare un cazzo. Però il caffè. Ma proprio. Ehi, dove? Dove devo là? È vero, non limoni mai comunque. Simon può cambiare il mondo con tre parole, ma poi se Morgana dice di andare a dormire, lui lo fa. Famoso. Però, Sojiro, volevo il tuo parere sul caffè. Caffè del maestro per gli SP. Perizia. Oh, almeno una nota musicale con Sojiro, visto che non possiamo. La Waikona. Una specialità hawaiana a causa della rarità del prezzo dei chicchi Kona. Una miscela Kona contiene tali chicchi solo per il 10%. Mamma mia. Un Kona 100% può raggiungere prezzi piuttosto elevati. Un buon Kona ha un sapore ricco, una spiccata acidità e un aroma complesso.
Ah, siamo sempre blandi. Oh, ma non abbiamo messo una nota con suo giro. Ci sono cose che non possiamo controllare. Ostinarsi a sfidarle non porta niente di buono. Dai. Sì, capo. È Shido che fa la sua ringa populista. Quindi lui è nel partito di maggioranza. L'uomo che si è sempre disinteressato alla politica viene sedotto dal leader politico populista. È proprio perfetto. Questo politico è diverso, è appassionato e pensa al futuro. Voterò sicuramente. Un'impressione così. Esatto, il carisma. Sì. Oh, a catch. E vuoi anche del carry? Sei l'unico che l'ha scoperta, l'ha detto pubblicamente e nessuno ti chiede niente. Posto. Stanno lavorando per costruire false testimonianze e creare un colpevole. Sai, bersaglio, cioè è stato spoilerato da Sai stessa nel futuro. O forse dovremmo dire nel presente. Se vi dicessi che chi le sta attorno è disposto a chiudere un occhio di fronte a prove false. Risolvere il problema non è la loro priorità, non si curano di chi sia il vero colpevole. Sono adulti, Ryuji, cosa vuoi? Non c'è dubbio. Ma siamo sicuri che Sae-san è così partita per la tangente? Cosa dice Makoto? Questo è quello che vogliamo evitare, cioè che la verità venga nascosta, la vita di un innocente distrutta. Scusate. Non posso stare a guardare, la mia morale non me lo permette. Quindi anche in pericolo la vede lui. Ma in effetti sembra che il caporione le stia tendendo una trappola. Ti fai un punto d'onore dell'essere giusto, ma sei comunque disposto ad agire per vie traverse? È necessario se vogliamo appurare la verità. Risvegliare il cuore di Sae-san ha anche un altro obiettivo.
Lei fungerà da monito, farà capire agli altri che non è più il caso di ostacolarvi. Non andrà bene. Se si risveglia il cuore di chi indaga, la loro corruzione verrebbe resa pubblica. Fatto questo, dovrò solo scoprire l'identità del vero colpevole, poi sarà tutto finito. Ah, Makoto. Ci direi di annunciare lo scioglimento del gruppo una volta arrestato il colpevole, vero? È un piano ben fatto che mette sul piatto anche la fine della squadra. Perché lo fai? Perché certi esseri umani mi danno la nausea. Il mio senso della giustizia è guidato dal disgusto verso persone del genere. Non è per un ideale rivoluzionario come cambiare la società o per qualche nobile aspirazione. È un rancore illogico ed estremamente personale. Bella Akechi, mi sei piaciuto. Bravo, ti capisco. Bravo, bello. Molto bella sta parte. Mi ricorda un po' noi. Tu dici? Non so come spiegarlo. È come se qualche adulto disgustoso l'avesse mandato in bestia. Sei dei nostri, Vez. Per forza. Ma la risposta è comunque non abbiamo scelta. Il vero motivo è che lei desiderava risvegliare il cuore di sua sorella. Sperava però non doverlo mai fare. Sapevo già da un po' che possiede un palazzo. Beh, Makoto? Cosa c'è, Makoto? Akechi qua fa il leader, eh? Oh. C'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va con Makoto. Sì. È comunque sua sorella, insomma. Questo fast forward ci voleva. Tra l'altro siamo molto avanti con Sai, o no? Non mi ricordo. Cos'è il quinto? Non mi ricordo.私に。パレス。しかも明智五郎って。じゃ、怪盗団は彼の手引きで私を狙ったの。しかも奥村の時点ではもう異世界を探索。そういえば彼、明智君は一番大事な話をだんまり。もし本当なら人頭式が聞いて呆れるわ。 身に覚えのない廃人化の連発で、君は別の悪党の存在を確信した。そしてもし全ての罪を負ったまま自分が捕まれば、悪党は完全に野放し。だから私を狙ったと。自分の欲。一応ただ捕まりたくないだけなら、私を改心させるなんて改心が起きた後も怪盗行為は。 Vediamo, se Sai passa dalla nostra parte. Un flashback del momento della cattura. Boro boro mitai.
Quando sei stato arrestato, un uomo sulle... che chi se la ricorda più la scena d'apertura, tra l'altro. Un uomo sulla scena ti ha detto che sei stato venduto, giusto? Ah, parole simili normalmente suggeriscono ci sia un traditore. Ma se la tua storia è vera, c'è un'altra ragione. Per quanto sia frustrante ammettere, sono stato un burattino sin dall'inizio. Qualcuno messo lì solo per assumersi responsabilità. Qualcuno ha voluto il tuo arresto e il personale coinvolto è stato pagato per questo. E se ciò fosse vero, allora tu saresti veramente innocente. Sai, sta cominciando ad accettare la verità. 90 ore di interrogatorio. Davvero. È proprio ora di penetrare nel palazzo di Sae, sono d'accordo. Intanto avanziamo con il giudizio. Sesto livello. Chissà se limoneremo con Sae. E secondo me la risposta è no. Secondo questa cosa non può andare linearmente, secondo me, però staremo a vedere. Staremo a vedere. Tanomi te nanda? Paresu ni iku koto ni natta shigoto buri toka kouyu kankei toka koushi kamawanai de yatte kure. Paresu de ashidome kuratte mo. Motto shiraberareru yo. Shitagi no repertorio de itta. Cos'altro puoi scoprire? Ancora quella transizione, ok. Vediamo. Progressi. Partito da posizione, avanzato una mozione di sfiducia verso l'attuale gabinetto. Questo ha i piani per il nuovo partito del deputato Shido, aumenta i timori per la caduta del governo. Vediamo. In tribunale. Il quartiere degli uffici governativi, Kazumi Gaseki. Ah beh, giustamente, se dobbiamo entrare nel suo palazzo. Il dipartimento di polizia, il ministero della giustizia, l'ufficio del procuratore e anche la pubblica sicurezza. Anche il palazzo della dieta è proprio lì vicino. In carazza di passo spaventoso stiamo per andare. Speriamo. Chiaramente ora noi metteremo come sempre il piedino nel palazzo e verremo rimbalzati. E prima di fare il vero assalto al palazzo ci mettiamo il memento. Ma fisso proprio. In realtà la prossima cosa che faremo davvero è il memento, però ora... Di solito abbiamo questa prima. Però c'è da dire che di solito usciamo perché qualcuno ha avuto un risveglio ed è stanco. In teoria a sto giro non dovrebbe esserci nessun altro, credo, che lo so. Ecco il tribunale. Posti pieni di telecamere, figurati. Il 20, eh. La scadenza è il 20 novembre. Esatto. Perché prendi il telefono di Akechi? ごめんなさい。実際さんから大体は聞い。そうだ、明智君。私以外とも
まあそうだ。おお。あ。じゃあよろしく。全力を尽くそう。Ed è dei nostri, più o meno. 性格のいいイケメンなんてチートだな。Futaba in love. 褒めているはずだ。じゃあ始めようか。誠の姉貴が裁判所を何だと。Dobbiamo capire cosa sia il tribunale per la sorella di Makoto, certo. 勝たなければいけない勝負。Spesso si chiama un luogo competitivo dove lei deve vincere sempre. 勝負か。そんな調子で裁判にかけられちゃたまらないかな。だが勝負というと、un dojo、uno stadio、un'arena、戦いやスポーツ以外、altre competizioni、gioco d'azzardo、ippodromo、pachinko、修学旅行の時、carte、他何か、casino よ。casino。ah、un casino。さすが。ma che strana idea di competizione。Ah, là c'è qualcosa che Makoto sa. Già. Penso. Un posto pieno di adulti. Ah, lo faremo il Akechi, senza dubbio. Oh, sequenza anime. A soko o migi da, mitsukaru na yo. Ah, perché Morgana è nella sua versione da palazzo? Non dovrebbe essere un gatto. Makoto, Makoto. Isogo. Ovviamente ci sono delle tipelle già nelle insegne. Ah, sono già nel metaverso, avete ragione. Sorry. Gli abiti non sono cambiati, non siamo ancora elementi minacciosi o ostili, però Morgana fa così, vabbè, lui è così. Ma na. Pares no saibansho igai wa keikai no taishou ga. Ya. Waga hai wa aete kono sugata na no. Si giustifica. Donari no keisatsusho mo shigotoba ni wa chigai nai dakedo ne. Shukkou chuu no onechan ni. Keisatsu wa yōnashi daro. Isekai tsutte mo keisatsu. So ieba kare ni mo kodo ne. Kodo ne. Kai to ga honmyō morodashi toka dame. Chinami ni mi Scar Fox. Daitai mitame de kime. Nani, Haru? Uu, nan demo. Nara boku wa Karas tte toko kana? Makkuro toka? Mushiro gyaku sa. Bare nai tame no kodo name nara. Karas. Sarebbe l'unico in giapponese. Nara ego de crow da ne. Ah, crow, vabbè. Yoshi. Ryōkai shita. Ja. Questa cosa dei nomi in codice, anche se non c'era, era uguale. Ok, siamo in gioco, E non ancora percepiti come degli stronzi. Andiamo fino in fondo. Sì. Dai. Ma è proprio una canzone bella. Ah, ma guardalo!
siamo percepiti come delle minacce qui dentro. Penso di fare il ladro vestito così. È così che penso sia vestito un ribelle. Questa è la mia immagine di qualcuno che non tollera soprusi e ingiustizie. それはそうと。でも見ての通り。そっか。クローは認知の存在とかまだよく知らん。パレスはアルジが見た現実。おっと、あれ。専門用。要するに本物の人間と売り二つ。 Vede gli altri senza preconcetti. これじゃ現実。だが。vedremo. ふたばや奥村社長のパレスでは人に見えても油断は禁物。 君たちはマイク初めてだ僕足引っ張るなよ僕に限って。 Ma non è il naso di sta maschera, mamma mia. よし、攻略の期限は11もちろんルートを確保して。あの予告帳ただのカッコつけじゃ話の腰をごめんさて。 Messo a tacere così. Allora, siamo in ballo, eh? Ok, è arrivata la mappa dopo un'ora. Questo è il massimo zoom della mappa, che strano. Ok. Percorso obbligato. Vabbè, giustamente la mia. Un salto importante. La volevo vedere lì? Niente. La facciamo un po' così. Chiaro dove dobbiamo andare, ovvio, ma faccio giusto per mettere piedi su ognuna delle aree previste. Abbiamo tutta la mappina bella bianca. Ma abbiamo fallito? Sto capendo, scusa. Scusate, non sto capendo una cosa. Ma che cosa dobbiamo fare? Non c'è un'altra porta? Cos'è? Ah, non lo vedo. Non l'ho visto. Cioè, se sarà un passaggio, che giustamente non ho visto. Ah, ma tipo che basta fare così? Io sono un beota, sorry. Sì, così diventano blu, ma non perché sono interagibili. Mamma mia! Ma c'è un condotto, ma non ci interagisce. Non fa niente. Scusate. Qua non c'è niente. Non lo sto mica vedendo. Un altro condotto speculare a questo. Ah, dall'altro lato, dall'altra parte? Mazza! Ma non sto vedendo una fava, arrivo subito. Ah, ecco, madonna! Trovato. Ah, peso, sgamatissimo.
Signori. Signori. Un momento di gioia. Non ci credo. Urge remake, veramente. Ah, sì, sì, certo che streamare mentre giochi ti deconcentra un po', sì, sì, sì. No, no, non giocherò Strikers. Cioè, non su Twitch, magari per i fatti miei, ma non su Twitch. Questa artwork ha appena guadagnato molti punti. Possiamo zoomare? Simon! Salta giù e sei salta giù l'azione, quindi. Però possiamo farlo anche da qua, forse è più carino. Ma era bene o male, non cambiava nulla. Oh, ma wow! Niente, volevo fare una shortcut e facciamo interazione, voilà. Ma che cosa? Vabbè, ciao. Decisamente eccessivo. Eccessivo questo trucco, devo dire. Però non è il momento di lamentarsene. Il tesoro è in direzione, pian più alto di questo edificio. Ma scusa, sai, ma perché sei un puttanone? Che sei una donna di facili costumi in questa tua versione? Forse perché il target è quello che lo apprezza, sì. Voglio giocare il più possibile secondo le regole. Come prima cosa venite da me. Continueremo lì il discorso. Tic. Peso. Dov'è il binocolo quando serve? Facciamolo, ma io in realtà vorrei arrivare al muro dove non possiamo più andare avanti e andare nel memento. Ma questo non è il caso di dirlo loro, di dirglielo. Aspettate un attimo, dovremmo avere. Ok, questa canzone parla di cose sexy, quindi in realtà si capisce. Non, adesso non ho capito bene il testo, però. Oh mio Dio, no. Sì, così sono spostabili. No, Vez. No, non mi dire. Non mi dire che è un palazzo dove dobbiamo spostare dei carrelli. Non si fa niente. Adesso vado avanti, eh. Spostare carrelli. Come videogiocatore l'ho fatto troppe volte nella mia vita. Ho spostato troppi carrelli, ragazzi. C'è un limite. Non ne posso più. Lì ovviamente c'è l'ascensore, ma voglio prima guardare tutto il resto, chiaramente. Stai buonina, cara. Ok, ok, qui ci sarà tipo una safe, però lui vuole che andiamo dritto. Vabbè, voglio solo capire cosa c'è qua, l'ultima cosa, poi vado dritto. Ah no, è qui la safe, a posto. Bello. Bene, la mettiamo in saccoccia. Però non è il momento di abbandonare, perché abbandoneremo di script. Vediamo che succede. Cioè, io mi immagino che arriveremo a un muro adesso, però... Cioè, di solito è così, poi... Magari questa volta lo facciamo tutto in una volta. Una sorta di club. Ah, nel mondo reale! Si tratta di una sorta di club. Parla come mangi, Vez, cosa doveva dire? Chiaro, 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 chiaro. Chiaramente. Oh, 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 con una bottiglia di Magnum. Oh, ma che cacchio sta succedendo? Perché è cambiata? Mi aspetto grandi cose. Ma soprattutto perché sarà l'unica volta che combatterai. La A sempre degli Avengers.
God, good? Cos'è che c'è scritto? Good? È King di Tekken questo qua, sì sì, è vero. Robin Hood. Robin Hood. Immagino sarà debole alle nostre... Danno divino pesante a tutti i nemici. Fisico grave. Sacro medio, maledetto medio. È figo però, eh? È figo, no, non lo uso perché ci siamo dati una regola di che è una regola estetica. Però è figo, è un personaggio forte, molto forte, cioè tipo vince da solo. Facciamo... Non ho idea di cosa, che debolezza possa avere il tizio col mutandone. È quello non elementale. Quindi in teoria se ha una debolezza è l'elementale. Perché non c'è la debolezza a quella roba lì. Mi ha scazzato subito, non importa. Il fuoco non è una buona idea contro di lui. Aglia. Freila ma freila. Cosa gli facciamo? Gli abbiamo fatto sacro e non ha funzionato, eh? Vediamo se possiamo fargli questo. Buonissimo! Ottima intuizione. Senti, faccio un attacco devastante. Vai a zappare. Resistito, ma molto bene. Molto, molto. Stiamo proprio dominando questo scontro. Fortuna è una pippa, anche se la cippesta di brutto. Ma poi si sta lamentando in giapponese. Ma peggio di così, ma peggio di così. Non ce l'ha fatto l'assalto. Non ce l'ha fatto l'assalto. Ma veramente noi abbiamo triggerato nessuna debolezza. Tornare indietro e prepararci. Esatto. Come volevasi dimostrare, lo sapevamo. Lo sapevamo. Forse il vento, ma insomma non era... Eccolo qua il nostro Akechi. Molto figheggiante. Sembra l'ultimo, forse. Però vedremo. A parte Kasumi, ovviamente. Ma lì siamo post. Dieci più. Ryuji veramente si sta dimostrando un inutile con queste sue uscite. Se ne va. Quindi si torna in gioco, eh? Non lo so, vedremo. Vedremo se Akechi è un simpa oppure no. È sera. Mishima. Morgana è seduto. Il che ci lascia veramente. Palestra. Farò esercizio fisico a sto punto. Sì, sembra una vita che cerchiamo di andare. Dio Morgana, io allora cosa faccio? Vado a letto così, Morgana. Vado a letto, ciao.
Possiamo non spendere più per la bibita della domenica. Sono stato un po' sbrigativo, ma l'abbiamo maxato e non abbiamo limonato, quindi adesso con Makoto siamo un po' arrabbiati. Memento. Ora. E basta. Un'occhiatina alla mappa la diamo. Mission start. Palazzo, ma ti fai i cazzi tuoi? Posso guardare la mattina? Grazie. Allora, Futaba non ha... Yuzuke ha un rango. Ricordiamoci che possiamo pimpare, eh? Quindi abbiamo detto in modo molto serio. Dalla tipa, ma non ci interessa niente. Cosa c'era? Ah, è Makoto maxata. È il momento. È il fatidico... Come si fa? Non me lo ricordo. Faccio un salvotto, tanto per non fare cazzate. Ah, touchpad quadrato, sorry. 91 ore. Vai al ritrovo. Sbabim. Eh sì, infatti sarei comunque dovuto andare per pimpare tipo N, i fumi, ma infatti... Attenzione che Haru... Ah, quindi loro sono nel party di brutto, ma ciò comunque non importa. E quindi vedremo la loro nuova mossa. Molto bene. Benissimo. それに、まこちゃんが考えたもの。そう言って、ね。どう。さて、やらせて。あ、それじゃ。でも、まこ、そういう。あ、こ、ちょっと複雑。こんなに素敵なんだから。 今はここをアジトにしてるんだ。いいか。 強制操作は11。強制操作。おそらくなぜそう言える。腐ってもそれなりの手順は不満。よほど切羽詰まった状況じゃ。さすが探偵。頼もし。ギブアンドテイク。僕は回答団の内部向こうが何か変な。そうしてくれる。よし。Yes. No, ho sbagliato. Cosa ho cliccato? No. Ok. Ok. Ah, ma l'altra volta non le facevo tutte queste cose, le sto assolutamente skippando alla velocità della luce, tanto vanno tutte nel memento. Giusto? Madonna, sto skippando tutto. Ma perché poi in realtà sono quelle che conosciamo già benissimo. Ok. Esplora il memento. Ryuji, fatti i cazzi tuoi. Andiamo. Cazzo, yes. Allora, noi vogliamo skippare le cose già fatte. Nuovo pezzo del memento. E va bene. Adesso bisogna che mi ricordi come funziona la grafica qui del coso. Uffa! Sì, è proprio così. Siamo proprio VIP, famosi per lo scandalo. Dai. No! Allora, solo dove c'è il punto esclamativo, quindi vuol dire che noi dobbiamo andare da qui in giù, dico bene? Dove, esatto, è anche in mappa. Quindi area 5, area 8,
Area 6. Perché quell'altra area non la segna? 5, 8, 6. Ah, saranno le aree successive dove non siamo ancora stati. Quindi benissimo, vado a parto dall'area 5. Il dedalo di Cenda. Spabim. Dai, dai, dai. Non l'ho ancora passato, esatto. Let's go. Siamo perfetti. Andiamo giù. Ok, perfetto. Via. È una vita che non diamo in mento, ragazzi. Speriamo che molte cose ce le faccia in automatico, ma non è mai da dare per scontato. Ah, c'è quel coso lì. Non abbiamo spazio. Porca miseria. Ma non ho neanche guardato le sue debolezze. Perché Akechi nel gruppo? Ma pensate. Che è, beccati un critico a gratis. Sì, questa ce l'ho già. Se ne ottengo posso scartare. Ok. Faremo così. Bella Pren. Molto bene, inizia ad arrivare denaro fitto. Benissimo. Bella lì. Ah, però questo non me l'ha fatto prendere. Vabbè che qui non dovrei avere questi bisogni. Un po' mi scoccia. Facciamo tutto, eh. Ho voglia di venire nel memento, non so perché. Riserva piena. Ma vedete? Ah sì sì, adesso cambio il gruppo, scusa. Com'è che si faceva? Non mi ricordo. No. Statistiche. Era statistiche. Ok. Tanto l'hanno fatto anime. E vogliamo Haru. Yes. Così sì. Sì, questi li ho già, qua è un livello del cavolo, quindi posso anche sbattermene, però è un po' un peccato per dopo, eh? Dopo ci devo pensare. Ok. Ragazzi, questa cosa mi scoccia da morire, però. Mi scoccia da morire sta cosa. Ce la dobbiamo risolvere. Dovrò scartare delle persone che ho equipato. Tipi. Perché finché siamo qua ok, ma dopo è una tragedia. Hai ragione, Roby. Dopo non potrò skippare i combattimenti. Le due cose saranno pensate per funzionare, dai. Qui il timbro ce l'abbiamo. Andiamo. Sì. Bene, qui abbiamo un bersaglio, molto molto bene. Comunque sono yen che piovono, eh. Qua davvero ci si rifà il portafoglio. Allora, prima voglio completare, prima di andare al bersaglio. Sì, ho skippato un pezzetto, però forse faccio prima questo, esatto. Ok, siamo
a un livello molto easy per noi. Questa è l'uscita. Qui c'è il tizio. Vado un attimo indietro che abbiamo lasciato una stradina. Giusto per essere proprio dei cagacà. Guarda, proprio voglio proprio. Finché non c'è da aprire il combattimento, faccio così. Esatto. Perfetto. Bene, bene. E ora andiamo a combattere. Questo sarà molto easy, posso immaginare, visto il livello a cui ci troviamo. Di qua, sì. Quanto si riformano. Ok. Facciamolo. Sì, ti fa schippare quelli troppo deboli. Non so neanche chi siano, ora ce lo presenteranno. Le ombre dei tutori dello studente chiamato Takase. Questo incontro è così importante, infatti era di un livello bassissimo. Lo dovevo fare da 100.000 miliardi di anni. Non ho parole. Questo è per andare avanti con Kawakami. Che miseria. Esattamente. Scontro fondamentale. Fondamentale, maledizione. I tutori. Pensiamo solo ai soldi, soldi. Forza, dateci i nostri soldi. La vostra responsabilità. Vestiti, borse, trucchi. Voglio così tante cose. Oh, sei un ladro fantasma. Siete voi gli incompetenti. Privilegiati come voi, ma siamo tutti poveri in canna pure qua. Ma che coppia! E non ho nessuna di queste due persone. E bello, bene. Ma le vorrei tutte e due, però qua non si catturano, quindi. Con cosa vogliamo andarci giù pesantissimi? Il sacro? Beh sì, il sacro, perché no? No, non è stata una grande trovata. Ok, beh, lei è già morta. E lei non era debole. Lui non era debole a fiamme, quindi facciamo dormire. Chissà se si becca Freyla. Tecnico. Rapiniamo. Molto, molto, molto bene. Molto bene, ci piace. Allora, lei ha questo. Una barriera che respinge gli attacchi magici verso un alleato. Per una volta. Ma mi interessa, ti saluto. Ciao. Oddio, magari. Ma no, ma perché poi? No, ma no, no, sciocchi, no, le cose superficiali. Nessuno sta ridendo. Ovviamente hanno dei problemi anche loro. Mio figlio è morto, figuriamoci. I suoi veri genitori, eh? Ah beh, è vero che loro sono i tutori. Sì. Ecco perché ho fatto sperimentare a nostro figlio cosa significa essere costretti a strisciare. È stato bello vederlo progressivamente spezzarsi per il troppo lavoro. Quanta meschinità. Abbiamo davvero sbagliato? Certo. Mi bastava stare con Toshio per essere felice. Ma ho scordato tutto. Il denaro è diventato un'ossessione. Taiki era proprio un bravo ragazzo. Va bene, siamo stati bravi. Catena dell'invidia. Qualcuno la vuole? Ok. Benissimo, Kawakami. Molto bene, ma siamo nel momento per fare tutto, ovviamente. E certo che proseguiamo. Le ombre spaventate dall'imboscata col rampino sono vulnerabili allo psi come tecnico. Oh, so già, non lo sapevo, figo. È interessante sta cosa. Questo per i dungeon è forte. È alla mia destra. No, no, ma tanto in mappa lo segna. Ok, via.
certamente sì, Raycom. Ma neanche da chiedere. Allora. Tanto fa tutto Simon, regà. Diciamoci le cose come stanno. Più ombre del solito, eh? Va bene, staremo attenti. Chorozon, però... è vero, ce l'abbiamo già qui di Pollage, però comunque non un'ombra così debole, eh? E qua il livello è già più alto. Però non ancora una cosa che ci impegna. E quindi lo skip è automatico, come è giusto che sia. C'erano alcuni muri di questo tipo che potevamo abbattere, però non ne stiamo beccando a sto giro. Questa cazzeggia. Questo non l'avevo neanche visto. Ok. E anche se potessi liberare Simon, però per mettere qualcuno con le stesse capacità, adesso non esageriamo. Dopo diventerebbe veramente dura. Mappina, mappina, mappina. Devo andare di là. Magari questo è un passaggio. Ah. E allora. Qua c'è l'uscita, non resisto. Non resisto. Ok. 100%. Andiamo avanti. E si scende, nel dedalo di Kaitul. Una zona terribile, comunque. Vado un po' a caso, ovviamente. Qua si scende, ora... non sono stato esplorativo. Tantissimi bivi. Ma qua non c'è neanche un tesoro, quindi me ne vado. Ma pizza, mi va là. Ok. Davvero? Davvero? Eh no. Eh no, sto sbagliando. Sto sbagliando, vedo. Di qua non avevamo... esatto, 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 esatto. Ce n'era ancora di roba qui, eh? E comunque quando incontriamo il tizio Jose facciamo degli acquisti, anche se ormai siamo talmente cabinati, ragazzi, che non c'è niente che ci scalfisca più, eh? Poi magari questo me lo rimangerò, perché comunque non abbiamo mai livellato davvero, ma neanche per sbaglio livellato, quindi mai fatto grinding, diciamo, quindi in teoria ogni palazzo ci dovrebbe mettere in difficoltà nella sua seconda parte, detta molto semplicemente. Comunque staremo a vedere. Palazzo precedente aveva il boss più stronzo, anche più bella come boss fight, più impegnativa, però il palazzo in sé era di una facilità assurda, proprio come nemici. Ma qui ci sono dei muri invisibili, veramente stile Dark Souls 2, nel senso che ci devi prendere conto. Ma ancora non è stato rilevato, eh? Non ce ne frega niente di entrare lì dentro, ci sono solo ombre, non ci interessa. Mi ricordo che c'erano dei muri fatti così che tu li sfondavi premendo il pulsante, invece non sta più succedendo. Oh, questo... no, non era speciale. Sembrava.
armature da vendere. Ah, questo è un muro che si sfonda. Ok, ho capito come sono fatti. Timbri? Ma ottimo. Strano, quindi non avevamo osservato. Forse avevo skippato, forse si creano. Abbiamo solo questa stradina subito a sinistra, prima di andare da Jose. Qua c'è l'andare giù, per forza. Esatto. Per andare da Jose devo andare... Dedio, di qua. No. Di qua e di qua. Benissimo, però è un po' presto in realtà. È un po' per... Vediamo cosa vende. Ci fa un pimp di un oggetto. Ok. Anche questo è un'aggiunta del Royal, eh? Se non ricordo male. SP è sempre una figata. Poi le ambre per i pimp delle persone è specifica che lo usi semmai alla fine, perché ora mica ti vai a pimpare una persona. Non lo faccio adesso. Timbrino 1 non è il momento adesso, sono troppo insignificante quello che andiamo ad aggiungere, dico, con i timbri. Ok, qua per scendere. E si va. Qua il movimento ha diversi livelli, eh. La cosa si fa opprimente. Se non altro è ancora una passeggiata di salute. Dovrei anche premere per prenderli eventualmente di sorpresa. Ho capito come sono fatti i muri... che vanno spinti, diciamo. Però dico la verità, se trovo l'uscita esco. Abbiamo troppi combattimenti da fare. Esatto. Però ci possono essere dei timbri. Giusto un'occhiata. Vedi. Dietro la porta giallina. Un timbro bonus, i timbri sono importanti. Scendiamo. Eh sì, Mattia, ti velocizza tanto. Qua c'è ancora Jose, ma... non vi dico. In realtà non lo prenderò in consegna. Questo è forte, questo forse ci combattiamo. Ho premuto e sono finito qui. E questo è un combattimento, attenzione. Non ci fa paura. Lui vuole lo psycho. Ma senti, faccio un dormina. Mi metto in guardia. Non serve niente. Non sprechiamo nulla. E abbiamo dei tecnici in ballo. Però in realtà ti faccio un maps. E tanti saluti. Forse richiederà due rapine. Ce l'abbiamo già, eh? Ok, è bastato uno. Perfetto. Benissimo. Stai livellando poco, ovviamente, perché siamo troppo forti per quest'area. Infatti era solo un'eccezione quel nemico che ci ha impegnato, si fa per dire. Però comunque sì, non ti fa skippare con tanta generosità, perché è un nemico così l'abbiamo battuto in un attimo e in ogni caso non ce lo faceva skippare. Però tipo io avrei fatto skippare anche quel nemico, dai. Qua si scende. Jose lo sto ignorando. Per ora. Non è previsto che ci siano nemici, possiamo scendere, tanti saluti. Andiamo nel memento un po' più importante. Un
una sorta di safe, ma non devo fare nulla in questa sorta di safe. Andiamo avanti. Siamo ancora nel memento già visitato. Più avanti non sarà più così. Ah, lei ci ha dato... ci ha dato la mappa. Sarebbe bello se lo facesse ogni volta. Bene, c'è un timbro. Prima il timbro e poi ce ne andiamo. Beh, questo sarebbe veramente figo se lo facesse ogni volta. Sarebbe stupendo. E tra l'altro, nonostante l'abbia fatto, sono riuscito a sbagliare strada. Ok, terzo timbro. La cosa si inizia a fare interessante. Abbiamo tanto ancora da scendere. Esatto. Siamo ancora con margine. Già che ci siamo, prendiamo questi scrigni. Il meglio che può succedere è che siano cose da vendere. Ancora nessuno, nessun forziere da Grimaldello, che ne abbiamo 17 tipo. Ma forse anche di più, ce l'ha dato un bonus. Vediamo se l'area 8 ancora nulla. Quindi lei ci ha detto qualcosa su un'ombra forte? Non so, comunque credo che passeremo semplicemente al memento inedito. Ora, devo dire che quest'arma me la levo volentieri, anche perché non si vede una fava ed è proprio la meno simpatica. Non so se c'è un guardiano alla fine. D'accordo. E qua c'è un timbro che va da Dio proprio. I timbri servono con Hose per ottenere dei pimp permanenti ai drop di moneta, oggetti, eccetera, del memento. Quindi i timbri potenziano i memento futuri. Le discese future nel memento. Ve ne ho fatte veramente poche, eh? Solo proprio quelle strettamente necessarie. Battuto nemico forte con aura rossa in automatico, a posto. E qua si scende. Ma direi che possiamo ampiamente proseguire, però questo è inedito. Questo timbro non l'avevamo. Benissimo, quindi non eravamo arrivati qui. E si scende. Area 9 dello stesso memento. Nella prossima c'è qualcosa di diverso. Qua c'è cosa? Che rimandiamo. Rimandiamo perché dobbiamo fare ancora due aree di memento, quindi... non ha assolutamente senso andarci adesso da cose. Siamo già nell'inedito, ma non ancora in un nuovo... in una nuova ambientazione, diciamo così, con un po' di generosità. E cosa facciamo secondo te, Anne? Si esce da qua veramente ricchi, eh? Qua già si scende, ma non mi piace farlo così superficialmente. È pur sempre un'area che non è considerata già visitata. E anche se sono randomici, potrebbe comunque avere un timbro in più. La cosa non ci interessa. Completo questo angolino e siamo a posto. Ma proprio potevo risparmiarmelo, ma va bene. Andiamosene. Le fusa. Carezzando il controller. Sempre una cosa bella. E Miagolang.
Lo so che lo sapevate, ve l'avete fatto scoprire voi, ma metti che qualcuno non lo sa. Allora. Ok, timbro, importante. Ciao Marco. Grazie di essere passato. È bella lì. Area 10, l'area finale di questo Dedalo. E c'è l'ombra di Joci. Sta tramando, che non so chi sia, non mi ricordo. Ha minacciato una coppia di anziani. Ok, 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 ok. Dobbiamo fermarlo. Però prima prendiamo un timbro, che è molto importante. Molto bene. Adesso andiamo dal nostro nemico. È veramente un dannato adulto, eh? Bullismo per ottenere ciò che vuole. Vediamo un po'. Questo forse l'avevamo visto. Chissà se ha memorizzato delle debolezze. Ma forse no, in realtà. Forse in realtà no. Scusami. No, scusa. Ok, ok. Allora andiamo un pochino a cazzo. Potrebbe essere il fulmine. Ha la faccia di uno da fulmine. Così un po' meccanico, no? Uno zionga. Io medio. Beh, comunque no, non è fulmine. Vediamo se è fuoco. Non è fuoco, anzi. Attacco furioso. Aia! Non rivelarti forte. Ah, one more. Si concentra ovviamente sui nostri personaggi femminili, che sempre tantissima gioia ci danno. Niente, non sto beccando nulla. Lei è un po' indietro. Psio è veramente poca cosa. Comunque. Non sto. Futaba! Wow, bellissimo questo intervento. Quanto siamo grossi. E allora cambiamo un po'. Ai ai ai, non mi sembra di aver fatto un gran party. Ma proprio per niente. Qua ho un ghiaccio, non ho vento da nessuna parte. Ah no, ce l'ho Magaru. Ho solo Magaru qua. Non è il top. Facciamo proprio Magaru. Leggero, mamma mia, non va bene sto party, queste persone che mi sono portato. PD. Sto facendolo vivere io. Comunque abbiamo un tecnico con un Freyla, speriamo che vada, ma dovrebbe andare perché abbiamo fatto tutti quei biliardi. Yes. Posso sempre usare Morgana. Sciocchi. Vediamo se lo confondiamo. Sembra di sì. Non mi ha mica trovato delle debolezze. Il ghiaccio, dai, a sto punto sarà il ghiaccio. Niente. Viceverso. Dopo averlo addormentato, dovremmo avere come prima un tecnico servito su un piatto d'argento. Infatti è così. Ma è durato parecchio sto nemico, quindi stiamo salendo di livello, eh. Potevo provare Melee, sì, infatti. Makoto sempre cara ci fu. Molto bene. Molto bene Futaba. Per quanto qui. Ovviamente anche lui dei problemi. Lascia perdere. Ok. E se la siamo cavata bene. Qua dovremo aprire un portale. E scendere ancora. Speriamo che cromaticamente smetta, che a me il rosso e il verde insieme non piacciono per niente, anche se in realtà dovrebbero stare bene come colori, ma io odio la giusta posizione del rosso e del verde. Una cosa proprio.
ma sono sul violetto. Ma questo invece è più figo. Nemici più forti. Lei ha fatto lo scan subito, che ci aiuta assai. Timbro. Timbro e scendere. Vediamo come ce la caviamo qui. Ma delle ossa, qua. E si combatte con nemici che in realtà conosciamo benissimo e sicuramente sappiamo la loro debolezza, che è sia fulmine che fuoco. Ciao. Adesso si poteva veramente non combattere. Personalizzata quest'area. Ok. Di mappa si prosegue, poi si va. Ok. Vado dritto per dritto, tanto il nemico grosso non è qui. La cosa veramente importante sono i timbri, qua Futaba mappizzato, non dobbiamo esplorare. Ok. E questo ce l'ha fatto. Chissà perché quel gruppo prima ha deciso qualche ragione di farcelo incontrare. È figa questa ambientazione. Questo forse è il momento più bello. Con le tombe lì, le lapidi unknown. Boh, è affascinante. Dai, per essere un memento comunque proceduralmente generato e finalizzato semplicemente al ravanaggio compulsivo. Ok, questo si sfonda. Perfetto. Sì, diciamo che bilanciare il gioco senza avere nessun bisogno del memento avrebbe reso il gioco migliore. Comunque sì, allora quello la scoppia, ma voglio vedere le debolezze, che credo che le conosciamo. Si può sparare e si può usare il militare, il nucleare. Ok. Rispecchia il palazzo di Futaba, ma però non c'era tutto questo ossa morte, però lei aveva il pensiero. Sì, un po' il palazzo, un po' la camera. Boh, sto andando dritto per dritto. Qua c'è l'uscita, abbiamo già trovato il timbro bonus, non ci sono altri nemici, possiamo proseguire. Terz'area. Il nostro bersaglio è in quest'area. Perfetto. E lei ci ha strafavoriti. Perfetto, non ci sono timbri in più. Bah, andrei proprio dritto per dritto al nemico. Senza impazzire. Che era di qua, se non ricordo male. Oh, qui si combatte, siamo un po' a limitare. Ma queste sono la solita sciocchezzuola. Dammi del fuoco. Perfetto. Ah, uno se l'è cavata sorprendentemente. Allora ti faccio un agilao in the face. Così. Tutto per te. Okay.
Benz, io questo artbook mi sa che me lo devo pigliare sul serio, scherzi a parte. Simon Livella, questo ci voleva, questo ci serviva tanto. Questo fa la differenza. Qua abbiamo il nostro avversario. Andiamo. Ha cambiato nome e si è rifatto il viso più volte per sfuggire ai debiti. Un ladro di banche. L'unico rimprovero è che cambia faccia e scappa. Lui lo possediamo, però chi si ricorda le debolezze? Forse non l'abbiamo mai affrontato. Infatti, non credo fuoco, proprio non credo proprio. Ma proviamo. Beh, quanti punti vita. Ehi! Questa è già una battaglia in cui dobbiamo stare più attentini, eh? Vabbè, forse non troppissimo, però è già più di quello a cui siamo abituati finora. Ho fatto male a portarmi. Come diavolo si fa così? A portarmi Anubis. No, non Anubis. A portarmi quello che ho adesso, non mi ricordo chi è. A portarmi lui, Mitra. Perché è troppo debole come magia. Mi dà varietà, però. Sbagliato, potevo provare a sparare o cose del genere. Solo curo come minimo, no. Ok. Strano che il sacro non gli faccia niente. Ti pesto così. Però i danni bisognerà che io inizi a farglieli in realtà, eh. Si fa ste balze con lui qua. Questo ha fatto male. Questo ha fatto malissimo. Accidenti. Lo sto prendendo più che sotto gamba, cioè non sto neanche accendendo il cervello, eh. Lo considero comunque ancora uno che si batte quasi in automatico, speriamo che sia così. Vai! Bravissima Makoto! Critico! E si rapina, direi forse la volta buona. Ah no, i mini boss hanno debolezze e resistenze uniche, eh?
Ok, 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 ok. Speciale! Oh! Oh, questa è nuova. Carina, carina. Non molto sexy, ma carina. Bella lì. Mitra livella. Impara Termopili, che è? Aumenta la diff precedens di tutti gli alleati se, se circondati. Chi se ne frega. Troppo situazionale. Credo tu abbia capito, dai. Preparati a morire. Abbiamo ancora tre bersagli in quest'area, però ottimo. Andiamo via, nel senso di proseguiamo, ok. Ma pizzami un attimo. Ok, devo andare a destra. Vabbè. Yuzuka. Ok. Ci sta. Ci sta e ne approfitto. Ne approfitto perché siamo a 3 ore 12. E va bene così. Quindi qua ci sta un grossissimo save, ragazzuoli. Mercoledì prossimo ricominciamo con Persona 5 Royal. Ricominciamo da qui, finiamo il memento e andiamo avanti di brutto, sia con i Confidant che con la storia. E andremo all'ultimo palazzo. Ultimo si fa per dire, spero, immagino che ce ne sarà un altro nel DLC Royal e forse il gioco ce ne darà un altro, non lo so. Comunque sia, ragazzuoli, siamo praticamente a 92 ore. Il tutorial sta arrivando alla fine. E quindi grazie mille per essere stati connessi. Domani alle 14.30 Dark Souls 2. Si va avanti anche lì con la blind a marce forzate, però in realtà cercando di non skippare nulla. Grazie mille cari, state bene, a domani.